Guarda a tutti ciurma e benvenuti da Giocherin in questo nuovissimo episodio su Plague Tale Requiem. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con il like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa abbiamo assistito ad un rituale alquanto strano. Abbiamo scoperto che ovviamente... pare Yugo ha avuto antenati tra molte virgolette che avevano la sua stessa malattia. Adesso sono appunto sulle tracce di questo bambino, di sua sorella che fungeva da sua protettrice, e quindi dobbiamo trovare il forte. Ormai siamo lì vicino, eravamo lasciati esattamente qui. Quello che mi preoccupa è sapere che chi è giusto? Oh no. Appunto non manca tantissimo alla fine. Oddio. Il est enchaîné. On doit s'en aller. Non, on doit atteindre cette chapelle. Amicia, il y a un cadavre ici. Eh bien, nous serons prudents. Ah, on a intérêt. Bon, certo, l'unico metodo è fare attenzione. C'è un tizio incatenato a uno scoglio morto e lei dice faremo attenzione, va bene. Quindi quello che mi preoccupa ragazzi è che non siamo tanto lontani dalla fine a quanto pare. E che questa atmosfera che abbiamo vissuto fino ad ora è stata tutto, ragazzi, secondo me un grande inganno. Ci hanno fatto rilassare tra molte virgolette fino ad ora, e quindi temo che molto probabilmente molto presto, appunto, come vi dicevo la scorsa volta, ci verrà sbattuta in faccia una dura verità, ragazzi. Ma poveraccio. Ma che combinano qua? Ma chissà perché non mi stupisce. Un forte, era chiaro che sarebbe stato strapieno di gente. E mi sei ancora in grado di stupirsi. Merda. Montez la garde au cas où ils reviennent libérer le reste. Je vais ramener celle-là. Compris? Les autres. Ma che cavolo? T'inquiète pas. Bientôt. J'ai besoin de silence. Tuez tous les intrus. Qui se pareva? Je dirais des esclavagistes à vue de nez. Des esclavagistes. Ils capturent des gens et les vendent comme du bétail. Sì, ma fatemi scendere. Ça ne s'arrêtera pas. Ok, da qua comunque possiamo scendere senza essere visti di regola. Oh! Tu n'as rien. Non, je crois pas. Tu chi cazzo sei? Io fermati! Mannaggia santa! Oddio! Via nelle fiamme, vai! Fuoco dell'inferno, Dio santissimo! Che pareva! Oddio, Yugo! Voi state lì? Non muove... cioè, non mi preoccupa minimamente il fatto che io sia caduta qua sotto, no? Va bene. Va bene, ok, spero di riuscire a trovare una via d'uscita il prima possibile, porca vacca, anche perché d'ora in avanti forse, raga, non sarà proprio semplicissimo, visto che questo posto pullulerà di... eccomi qua, ah, meno male. Je vais bien, mais ils sont prêts à tuer, pas de temps à perdre. Bon sang. Ah, j'espère que Milo a raison. On peut pas se permettre de perdre plus d'hommes. Ça en vaut la peine? On lui a fait confiance jusqu'ici. Allora, ovviamente mi devo ricordare che questi senza elmo li posso colpire... così. Oddio, ma era qua sopra. Sarola, mica l'avevo visto. L'altro? Ok. Quanti cavolo ce ne sono, ma infatti. Pure quello non ha elmo, ragazzi. Approfittiamone. Colpiamolo. Spero che quello che sta arrivando, idem, non abbia l'elmo. Speriamo in bene. Incrociamo le dita. Sta salendo all'elmo. Miseriaccia. Facciamo in tempo a squagliarcela prima che ci veda? C'ho dei grandi dubbi, ma attualmente è di sopra, ragazzi. Io non vorrei appunto dovessi andare proprio di sopra, ma oddio, ecco, mi ha visto. Non mi dire. Zitti. Fate finta di niente. Nessuno ci ha visto. Ah, è vero, Sofia può distrarli, ragazzi. È vero. Non ci avevo pensato. Vediamo un po'. Ok, vai lì. Oddio, raga.
Questo sarà un gran bel problema. Proviamo a correre intanto. Proviamo a correre un par di palle. Mannaggia la miseria. Raga, sono nella merda. Io non sapevo dove andare. Mannaggia santa, ma dove cazzo devo andare, tra l'altro? Oh. Eh sì, sono nella merda, sì, ragazzi. Questo era un bel guaio e c'era da aspettarselo. Solo che non ho capito dove cazzo dovevo andare. Non lo so, ragazzi, non lo so. Oh cazzo. Fortuna ha voluto che comunque la mia fuga non significasse la mia morte, ragazzi. Quindi o devo salire di qua. Je pense que ton arbalète pourrait nous faire rentrer dans le temple. Il faudrait te trouver une corde. Allora, lei ha appena parlato di balestra. Non so però dove usarla. Pourquoi les soldats n'arrêtent pas les esclavagistes? Non. Pourquoi? C'est horrible. Tout peut arriver quand il y a de l'argent en jeu. Aspettiamo di poter salire. Ok, facciamo attenzione. Qua sopra c'è un arciere, ragazzi, che posso magari fare fuori subito. Ecco fatto. Perfetto. Allora, la strada giusta è di qua, ragazzi. Sì, è lì che dobbiamo usare la balestra, mi sa. Sì, è da qua sopra. Da qua sopra. Fermi. Magari gli posso dare fuoco? Speravo potesse prendere fuoco. Dove cazzo l'ho lanciato, Linifer? Ok, sta andando a fuoco. Beh, bene, 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 bene. Questo è l'importante, d'accordo. Oh cazzo, ho preso fuoco tutto, ragazzi. Via. Via un altro, non se ne è manco accorto, va bene così. Vediamo se riusciamo a salire, ragazzi. Perché ci sono degli esclavagisti? Perché qui? Ce ne sono partout. Come i traitori e gli assassini. Tu sai che le gens come ça existent, Hugo? Oui. Qui c'è un altro dardo, ma ovviamente, oddio, non lo possiamo prendere. Però allora potrei fare questo, scusate. Cazzo. Ok, almeno l'abbiamo fatto fuori e ho recuperato subito il dardo, il che è molto interessante. Ok, posso salire da qui, perfetto. Quindi facciamo attenzione, vediamo di non farci beccare adesso. Il tizio sta andando di là, vediamo se possiamo salire da qui. Veloci, 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 veloci. E da qui? Allora, a parte che qui c'è una cassa. Oh cazzo, è salito, è qua sopra. Possiamo usare la corda qui, dai. Esatto. Ne farà un po', sì. Ok. Non ci posso credere. Via. Correte, ragazzi, correte. Non indugiate. Dite che ci siamo. Ok, perfetto. Minchia, ne era rimasto solo uno vivo, ragazzi. Tiro un sospiro di sollievo, ce l'abbiamo fatta. On est en sécurité? Je crois. Pour l'instant. Sì. Pour l'instant. Per ora. Je sais. Cette porte semble être bloquée depuis longtemps. Eh ben, on va devoir la débloquer. E ok, ma niente, toccherà. Sofia, tu peux t'en occuper? Toccherà a lei, perché mi sa che c'è un qualcosa da colpire. Aspettate, questa è una corda. Sì, bisogna tirarla, ovviamente, bisogna tirarla. Quindi bisogna salire qua sopra, perché è da qua che possiamo agganciare la balestra. Però come ci arrivo qua sopra? Forse uscendo da qui? Sì, cerco di fare veloce, c'ha ragione, pure lei poveraccia deve tenere su quel cavolo di coso. Benissimo. Ok. On a une corde ici. Perfetto, ecco qua. Tac. E adesso, tirando, ovviamente riusciremo a sfondare quella porta. Tira, tira, vai. Effectivement, on doit partir. Bien d'accord. Direi di muoversi, sì, perché ho fatto un casino che l'ha sentito chiunque. La forêt juste devant. Parfait. Pourquoi j'ai pas vu les esclavagistes dans mon rêve? Les rêves montrent rarement toute la vérité. Mais il m'a menti pour m'amener ici. On était censé être guéri. Ce que les rêves ne donnent pas, il faut le prendre soi-même, Hugo. C'est fatigant, mais c'est la vie. C'est la vie, già. Triste ma vero, Hugo. Dovrei imparare a fare i conti con queste tristi verità, purtroppo. Oddio. Che fate? T'en fais pas. Ce sera bientôt fini. Marre de ces conneries. T'as un problème, Diaz? Non. Ces bestioles sortent du sol pour nous bouffer.
nos esclaves se sauvent. Et maintenant, tu gaspilles le reste pour cette folle de comtesse. Faux. On travaille plus pour elle désormais. Tout est dans les fresques. Les rats annoncent la venue de l'enfant. Et tu as vu comme ils sont les crocs. Alors c'est très simple. On les nourrit, on aide l'enfant et on pourra régner à ses côtés. Et alors le comte se jettera à nos pieds. Sì, et le monde entier avec lui. Guarda. Alors dis-moi, combien d'hommes les rats vont dévorer en attendant ton miracle? T'as jamais vraiment eu la foi. Mais je te prierai d'arrêter d'avoir entraîné d'autres volontaires. Bien, commençons. Le sang mènera l'enfant jusqu'à la chapelle. Notre cher Diaz aura l'honneur d'ouvrir la voie. Foutu fanatique. On ne peut pas les laisser comme ça. Non, dai. Mais terrible. On ne peut plus rien pour eux. Je vais les aider. Dove va, Hugo? Tu ne peux pas tuer les gens comme ça. Pourquoi? Tu le fais tout le temps, toi. Parce que... Et je les tue plus vite que toi. Je t'interdis d'attaquer les gens tout seul. Tu m'écoutes et tu fais ce que je te dis. C'est compris? Je m'en fiche. De toute façon, ils sont déjà tous morts. Hugo! Oh, bordel. Dove minchia va? Ma che cazzo? Vedete, raga, perché i bambini imparano dall'esempio? Lui dice, tu lo fai sempre perché io non posso, Hugo, capite? Cioè, non riesco... C'est de la folie! Tu ne m'as jamais dit! Dis quoi? Oh, à propos, mon frère contrôle les rats et les utilise pour dévorer les gens? Tu serais parti en courant. Et moi, je. Je voulais pas. C'était mal, oui. Mais je pensais. Que cet endroit nous laisserait une chance. Je croyais. Que tu n'aurais jamais à nous voir comme ça. Va parler à ton frère. J'ai besoin de temps. Oui, je comprends. Hugo, je sais que tu es en colère. Et je sais que tu voulais bien faire. Mais tu es des gens, même des gens méchants. Ils sont tous comme l'Inquisition, comme Vaudin. Ils font ce qu'ils veulent aux autres. Et parfois, ils nous forcent à réagir, c'est vrai. Mais tu dois me laisser décider de ça, s'il te plaît. Tout ça, c'est pas juste. Je sais. Tout ça s'arrêtera quand on aura trouvé comment te guérir. Viens là. Je crois qu'on doit des excuses à Sofia. Beh, ha ragione, ragazzi, cioè, non è giusto. È stanco anche di vedere certe ingiustizie, comunque, mi pare normale. Sofia? Je suis désolée. Et moi aussi. Oui. Eh bien, restons pas là. Beh... Manco per lei deve essere stato facile vedere una cosa del genere, anche perché non gliel'avevamo detto. J'encaisse le choc. Oui. Les rats. Oui. Oh già, proprio quelli. Qua si può tirare la corda, così perlomeno sembrerebbe. Allora, poi in qua. Esatto, proprio da qui. Mamma mia, comunque pure il tempo, ragazzi, non so se avete notato, ma sta cambiando e tirare da qui un cavolo, perché qua non riusciamo a passare. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Oddio. Oh, Seigneur. No. C'est Milo. Il a dit que le sang montrerait à l'enfant le chemin vers la chapelle. Ça confirme qu'il y a quelque chose. J'ai peur de ce que c'est. Pure io, Hugo. Attention en descendant. Pure io ho tanta paura di scoprirlo. Des années. Non, pas cette fois. Les rats sont là. C'est jamais arrivé toutes ces années auparavant. Milo a fait ce qu'il faut pour y parvenir. Et il a raison. Quelle folie. Restons concentrés sur Aelia et cette chapelle. La pauvre fille n'aura pas eu un destin très radieux. Ah.
Allora, uno dei due non ha l'elmo. E potremmo farlo fuori appena è a portata. Ovviamente. Questo è stato fatto fuori. Questi altri senza elmo, ragazzi, dovremmo vedere se riusciremo a evitarli o a fare che cosa. Non lo so, sinceramente. Potrei fare anche così, magari. Per esempio, ecco, magari potevo evitare quel... Che cazzo è successo? Perché ha preso fuoco tutto, se avevo il dardo normale? Andare verso la cappella, ragazzi, non sarà facile, purtroppo. Allora, vediamo se riusciamo a capire quello. Allora, erba alta, nascondiamoci immediatamente. Minchia, ce ne sono altri anche là in fondo. Allora, questo non ha elmo, che ovviamente la cosa volge a nostro vantaggio. Per cui facciamolo fuori tipo subito. Oddio, no, 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 no. Sta per passare proprio lì. Vattene, ok, meno male. Allora, vediamo come procedere. Qua avanti c'è altra erba alta, ragazzi, per cui direi di approfittare e vedere quanto riusciamo ad avanzare passando da qui. La tensione è palpabile comunque, ragazzi, è veramente palpabile. Più avanti ce ne sono anche tanti altri, tanto per cambiare. Sarà lunga la discesa fin lì, Allora, posso entrare da qui, ma non credo poi di avere copertura poco più avanti. Ok, ragazzi, un rischio. Vediamo un po'. Allora, il tizio è proprio qui, ma si sta allontanando, almeno così sembrerebbe. Oddio. Des choses horribles. Zitti, 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 zitti. Non oblisa. Allora, questa cosa è abbastanza grave, nel senso che il tizio, raga, ci ha visto tale quale, Però, se volge a nostro favore, è bene così. Mi si può sapere adesso dove dovrò andare? Dovrò scendere di qua, mi sa, ragazzi. Proviamo ad approfittare, vediamo cosa succede. Dai, su, su. Allora, restiamo un attimo qua al coperto, ma non ho la minima idea di dove dover andare io, sinceramente, ragazzi. Oddio, mi ha visto qualcuno, non mi dire. Proviamo a correre di qua, ma di qua non... Io, no, raga, non ci posso credere. Ovviamente non poteva essere fin troppo semplice. Vediamo da dove ci fanno ripartire. Ok. Qu'est-ce qu'il fait dans cette chapelle? Des choses horribles. On doit vraiment y aller. Appunto. Quindi devo trovare un'apertura nelle mura. Questo me l'ero perso. Il fatto che io debba scendere penso sia abbastanza chiaro. Solo che devo controllare meglio appunto vicino alle mura, ragazzi. Non rompete i coglioni, per favore, Un'apertura. Ah, posso passare di qua, credo, ragazzi. Ok, penso che la via sia abbastanza libera, quindi muoviamoci. Perfetto. Prima m'era sfuggito questo piccolo dettaglio, insomma. La danza, la musica, le fleurs. Ci avviciniamo sempre di più. Hey, Hugo. Qua? Je sais que c'est dur, mais tu dois rester avec nous. Oui. Vediamo un po' cosa ci aspetterà oltre queste mura. Ce fort est méchant. Il l'est probablement, mais on est toujours ensemble. C'est vrai. Quello conta, quello è l'importante. Vérifie que plus personne ne respire dans la charrette. Ils sont juste là. Ils ont l'air bien morts, si tu veux mon avis. Va, vérifie. Oddio. È saggio entrare così? Oh, oh, ecco appunto, bella domanda. Oh, Sofia, fai qualcosa per favore. Grazie. Ecco, penso potrei morire soffocata. Tra un attimo. Ok, ha ripagato il suo debito. Hugo, c'è finito. Je savais pas quoi faire. Ça va aller. Tu as bien fait de nous laisser faire. On doit y aller maintenant. Viens. Comment tu te sens, Sofia? Je m'étais promis de plus jamais faire ça. Je suis vraiment désolée, mais merci de l'avoir fait. Ouais. Ma meno male, ma... Bon. Di regola ha ripagato il suo debito, non vorrei dire, Promis. Continuons. T'as tout vérifié? Presque. Sì, ma... Mamma mia. T'avais raison. Il y en avait encore un en vie. On se dépêche. Je veux pas finir comme ça. Quel massacre. Pourquoi la haie s'est pas encore levée? Hé,
Ouvre-nous, bordel! J'y vais. Cachez-vous vite dans la charrette. Et toi, alors? Dove va? Mais qu'est-ce qu'il fabrique? C'est pas croyable. Je vais lui botter le cul. Ah, eh ben c'est pas trop tôt. Perché è andata via? Non capisco. Quelle? Ecco qua. È andata ormai, questo è il punto. Qua. E se arriva? Sempre nei momenti migliori, eh. Ça arrive trop tôt. En avant! Plus vite! Mets le feu au fossé! Je gagne du temps! Je vais à la chapelle! Ogni volta non sono pronta a vedere ste orde di topi terribili, ragazzi. Oh, Dio! C'est moi qui les ai fait venir! Attraverso il cortile. Rifletti, guarda tu. Certo. Rifletti, rifletti, sì, posso pure riflettere, ma. E ora? Ici, Sofia. Tu es là. C'è. Ma qu'est-ce qui s'est passé? On est coincé, Sofia. Est-ce que tu vois une issue? Avec eux ici, pas vraiment. Peut-être, mais ça va être. Ah, peu importe. Maintenant, soit ça marche, soit je suis morte. Quoi? J'arrive pas à croire que je vais faire ça. Cette chose est incroyable. Non, tu peux se gréder. Ouais, c'est ce que j'ai de plus précieux. J'étais pas sûre que ça concentrerait assez la lumière de ce feu. Che cosa fantastica, ragazzi. Oui. Dai. Merci d'être venu. Incredibile. Oui. Merci. Cara, stiamo vicini. Je vous avais donné ma parole. Écoutez, je peux nous couvrir tous les trois. Mais il va me falloir encore du feu pour traverser cet enfer. Certo, è là in fondo, infatti. Je te laisse, Vera. Dis-moi vers quel feu tu veux te diriger maintenant et quand tu veux que j'arrête. Oui. Tu peux compter sur moi. Bene, ragazzi, allora. Accendiamo lì il fuoco, quindi è brutto alle 1 e ovviamente rifrangi la luce. Perfetto. Minchia quante se ne sono inventate, ragazzi, eh. Veramente. Allora, la chapelle est de l'autre côté de cette tranchée, c'est ça? C'est ça. Et on doit la franchir. Quindi è dall'altra parte, quindi ovviamente bisogna attraversare il cortile. Possiamo usarlo fino alle scale? Oddio, non so se sto facendo bene, sinceramente. Perché non so fino a dove ci può coprire il culo, sinceramente. Intanto prendiamo questo. Non va pas trop loin. Il commence a faire trop sombre. Perfetto, perfetto, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Siamo riusciti ad arrivare fino a qua, che comunque è già una cosa super positiva. E quindi non si sale più, ma si va di qua. Non posso aprirlo. Cioè, aspetta, io sono venuta qua per sto coso, per non poterlo aprire. E adesso accendiamo lì e ovviamente accendiamo lì, ragazzi. Forse avrei potuto farlo anche da sotto questo. Ha un buon raggio d'azione questa azione, devo dire. Quindi allora ci fermiamo da qua e lo rifrangiamo da qui. Restez dans la lumière. C'est bien. On progresse. Comment vous pouvez être aussi calme? On a déjà fait ça plein de fois. Évidemment, question stupide. Arrête maintenant. D'accord. Vediamo cosa possiamo prendere. Per ora nient'altro. Ça fait beaucoup de feu. Je vais nous ouvrir un chemin sûr. Allora, un percorso. Possiamo usare anche questo per adesso. Mi sa che è l'unica via. Per cui non so precisamente da che parte dover andare. Proviamo così. Ok, adesso sì, perfetto. E voilà. Il passe au travers. Lo so, ouais, ma c'è petit opportuniste. Non abbiamo molta scelta. Infatti spero che qui a breve ci sarà una fonte di luce che ci salverà le chiappe. Infatti qui ce l'abbiamo. Minchia, ci si mettono pure questi, che cavolo. E lì l'ingresso, ovviamente. Raggiungi il cortile interno. E questo lo posso ammazzare, tipo così sarebbe bellissimo. Allora, si è amené d'avoir une protectrice ici. Oui.
Se avessi avuto un pugnale, ovviamente avrei potuto dirlo. Niente, allora, questa è andata di merda, ragazzi. Io pensavo di poterlo uccidere silenziosamente, ma ho dimenticato appunto di non avere il pugnale. Non so manco se qua sotto ci sarà un modo per nascondersi, sinceramente. Qua ci sono pure i ratti, meraviglioso. Qualcuno sta andando a fuoco di sopra. Dobbiamo riattraversare il fossato, quindi ci serve ovviamente Extinguish per spegnere le fiamme. Che ci serve è a superare appunto questa benedetta saracinista, ragazzi. Allora, di qua la vedo dura passare, sinceramente. A few moments later. Ok, proviamo a correre pure adesso. Cioè, è molto faticosa sta parte comunque. Non vorrei dire, ma è veramente un dito nel sedere, porca miseria. E adesso ovviamente è anche pieno di questi maledetti bastardi. Mamma mia, raga, non avrò abbastanza risorse, eh. Addio. One eternity later. No, 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 raga, non ci posso credere. Cioè, da dove cazzo sono saliti? One eternity later. Allora ragazzi, per stasera ho finito il tempo a mia disposizione, purtroppo non sono riuscita ancora a uscire da questa brutta situazione, perché comunque la situazione è veramente molto molto complicata da affrontare, fra ratti, guardie, ratti che sono veramente dappertutto, quindi è veramente difficile. Quindi vedremo se riuscirò ad entrare finalmente in questo benedetto, in questa benedetta cappella, insomma, la prossima volta. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Un abbraccio a tutti ragazzi, la giocherina, ciao!